abbiamo, che presentiamo oggi, che si intitola appunto La collina dell'anima, Giorgio Morandi e la sua Griffana, che è stato edito da Cordero per la collana Scarlatta ed è uscito proprio pochissimi giorni fa. Ecco, l'autrice, la nostra curatrice mostre, dottoressa Annetta De Luca, storica dell'arte moderna, che ormai da molti anni si occupa di ricerca storico-artistica, scrivendo testi, cataloghi e articoli per riviste specializzate, tenendo conferenze sull'arte moderna e contemporanea e partecipando ad importanti comitati scientifici, come ad esempio la Biennale Internazionale di Firenze del 2013, 2015, 2017. E poi dal 2012 si occupa della promozione di artisti di talento a livello culturale e in particolare attraverso l'associazione artistica La Corte di Pensina. È al suo secondo libro sul tema di paesaggio di Giorgio Morandi e proprio a questo proposito, di questo tema, iniziamo con qualche domanda. Ecco. Allora, innanzitutto, come mai uno studio specifico proprio sulla pittura di paesaggio di Morandi, quando invece sono stati scritti fiumi di testi, insomma, sulle nature morte? Sì, in effetti Morandi è molto conosciuto per le nature morte, in particolare per i classici vasi di fiori. Il paesaggio effettivamente è un tipo di pittura un pochino particolare, insomma, per quanto riguarda l'arte morandiana in generale. Mentre le nature morte, diciamo, sono più conosciute per un fatto molto semplice in realtà, ma perché la natura morta già di per sé, come lui la rappresentava, il fatto proprio che Morandi faceva anche proprio rappresentazioni seriali di questi suoi soggetti, quindi natura morta, piccoli vasi di fiori, anche appassiti, quindi oggetti proprio di piccolo, di piccola e di umile diciamo, natura veramente. E riproducendolo in questa sempre in quella ripetizione per tutto l'arco della sua vita, sicuramente almeno una domanda ti costringono in un certo senso a porre e chiedersi: ma perché questo uomo, questo artista, ha passato la sua esistenza a ripetere infinite volte questo tipo di rappresentazioni, che in realtà sono cose molto molto semplici, no? E anche molto padre. E quindi già il fatto stesso di porsi questa domanda, mentre tu ti poni questa domanda, osservi l'opera e continui, comunque sei attratto dall'opera in qualche modo, perché la devi comunque osservare. Per il paesaggio il discorso è abbastanza diverso. Innanzitutto il paesaggio morandiano, che ha affrontato per tutto l'arco dell'esistenza, e anche questo esattamente come gli altri soggetti, è di due tipi. Abbiamo un primo tipo di paesaggio, di pittura di paesaggio, che riguarda soprattutto il territorio di Bologna, quindi il cortile di Via Fondazza in particolar modo, dove lui visse quasi tutta la vita. E lui abitava in Via Fondazza numero 36 e diciamo che per tantissimi anni prendeva spunto da questi quattro mura che aveva intorno appunto alla sua casa, in questo cortile, per rappresentare diciamo così, ciò che veniva dal suo intimo in un certo senso. E lo ha continuato a fare almeno fino ai primi anni 60, fino a che non hanno cominciato a costruire le case attorno, che adesso occupano tutta la parte di Via del Piombo, e quindi hanno cominciato a togliergli la visuale che andava fino a Piazza Carducci, dove c'è il museo di Carducci. Quindi da lì, diciamo così, ha iniziato a focalizzare di più la sua attenzione sulla pittura di paesaggio montano, quindi la zona in particolare di Bizzana, la zona collinare, dove lui soggiornò sin da molto giovane. Dunque dobbiamo pensare che lui nacque nel 1890 e già nel 1912 cominciò a frequentare il territorio di Bizzana. Questo perché, per una casualità, pura casualità, perché la sua sorellina più piccola passò l'inverno, insomma, abbastanza malata, e la maestra di scuola consigliò alla famiglia di trascorrere un po' un soggiorno in queste colline per, insomma, avere un po' più di aria, stare meglio. E quindi hanno cominciato a soggiornare presso la famiglia Reggetti, che è una delle famiglie storiche appunto di questo territorio di Grizzana. E tra l'altro era l'unica famiglia che possedeva l'unico albergo, la pensione Italia, e dove potevano andare i viandanti, insomma.
che tra l'altro c'è ancora, anche ancora oggi è visibile, sebbene sia stata trasformata in un centro per anziani, però le mura così, di questa pensione sono rimaste esattamente uguali, come del resto la Villa dei Deputati e come del resto la stessa casa di Grizzana che Morandi fece poi costruire verso la fine della sua vita, insomma negli ultimi anni. E che la sorella, per via testamentaria, ha lasciato in proprietà al comune di Grizzana con il patto di mantenerla esattamente come si trovava al momento in cui la famiglia si è estinta. Insomma. Per cui se si fa una visita in questa casa, che è molto particolare, molto bella anche da vedere nella sua semplicità perché è caratteristica, si ritrova, sembra proprio appena si entra, si vede ancora tutto quanto così com'era, la cucina con ancora tutti gli utensili, i pentolini, esattamente come se lui dovesse entrare da un momento all'altro, quindi è anche molto affascinante insomma da vedere. Molto più, a mio parere, rispetto che qui alla casa di Via Fondazza, che è stata trasformata in un museo, ma non è rimasto praticamente più niente di lui come, diciamo, sotto il suo aspetto di vita, insomma, non si ha molto la sensazione di sentire il personaggio, come invece sono riusciti è stata bravissima la sorella, insomma, a mantenere questa iniziativa, e sono riusciti a fare questo a Grizzana, appunto. Quindi è un territorio da vedere, da visitare, anche se è poco conosciuto. E quindi diciamo che alla fine, per tornare al discorso del paesaggio, lo studio del paesaggio, ovviamente quello che ho fatto io non è l'unico, perché ne sono stati fatti diversi insomma, nel tempo, tra l'altro alcuni molto importanti, come quello per esempio della professoressa Marina Pasquali, del centro studi Giorgio Morandi, e che insieme ad un comitato di storici insomma, molto importanti, tra cui universitari di Bologna, ha scritto qualche testo importante sulla pittura paesistica e anche del paesaggio di Grizzana. Io stessa, appunto, diversi anni addietro, ormai più di 20 anni fa, avevo già scritto un primo testo un po' più generico sulla pittura del paesaggio di Morandi, quindi comprendeva anche uno studio sulla parte cittadina, sulla parte di Via Fondazza. Poi però nel tempo, frequentando questi luoghi, ho compreso che il paesaggio di Grizzana diciamo, è fondamentale quanto gli stilla, quanto le nature morte, proprio perché in realtà è uno specchio per Morandi e non solo per lui questo tipo di paesaggistica, perché la natura, l'essenza diciamo, della natura, distese, queste valli assolate, queste tinte ocra che lui rappresentava, questi verdi abbastanza tenui, perché lui usava pochi colori, poche tonalità di colori, e effettivamente si perdono in questa infinita spazialità, come esattamente si vedono nella realtà. Quindi bisogna essere sul posto, frequentare questo posto e lì riesci a renderti conto di che cosa lui in realtà ricercava qualcosa di intimo, uno studio interiore di se stesso attraverso lo studio del paesaggio. Invece attraverso la natura morta si ha una sensazione diversa, cioè come dicevo prima si è molto più attratti proprio perché ci si deve fare delle domande e quindi diventa più automatica la cosa. Questo è quanto, insomma, spero la risposta giusta. Quindi addentrandoci diciamo più in specifico nella narrazione, di che cosa parla all'interno con questo saggio? Sì, allora il libro in realtà è diviso in due sezioni, in due parti. Abbiamo una prima parte che si occupa principalmente del territorio di Grizzana sin dalle origini, quindi addirittura dalla preistoria. Perché ha una storia veramente lunghissima e molto particolare questo paese, a pochi passi dalla nostra città in realtà, e quindi si parla del periodo addirittura degli Etruschi, sono stati fatti degli scavi archeologici molto importanti, che sono stati appunto, adesso sono esposte queste statuette che hanno ritrovato anche al Museo Archeologico di Bologna, e poi insomma si parla un po' di tutta la storia di questi paesi, fino ad esempio al periodo medievale, l'alto medioevo, quando transitavano su questo territorio i maestri comacini erano dei maestri muratori che partirono, in realtà la loro storia è abbastanza misteriosa, la loro origine è abbastanza misteriosa, ma comunque partirono dal nord, forse dalla Germania, e transitarono lungo l'Alta Italia e fino ad arrivare al
centro Italia, proprio attraverso la via della Toscana, che è quella che è oggi la Toscana del Sole, in poche parole, che già sin da quei tempi veniva praticata a piedi o a cavallo. E quindi costruirono gran parte di questi paesini in sasso, con la pietra, per esempio la pietra di Montovolo, e poi in questi borghetti che loro costruivano, sono diciamo così gli inventori dello stile romanico, per esempio, per la città dell'Europa, che sono sparse un po' in giro per tutta l'Italia, e applicavano alle loro costruzioni, sulle loro case, su queste case costruivano i loro simboli, che erano soprattutto simboli esoterici, quindi ad esempio la rosa crociata, che si possono ancora oggi vedere, perché questi borghetti sono stati mantenuti molto bene da questi comuni, insomma, territoriali, e li stanno restaurando, li stanno mantenendo, e sono veramente risalenti ad alto medioevo. Quindi si prosegue, si parla ancora in tutta questa prima parte, fino ad arrivare nel 600, nel 700, fino per esempio alle guerre mondiali. Ecco, ad esempio anche il discorso della guerra mondiale, che Morandi visse direttamente in questo territorio, perché lui passava adesso negli Stati, tra l'altro nel 42 dovette fuggire anche lui, perché appunto venne proprio lì inserita la linea del fronte tedesco, e successe tutto in questi territori, successe di tutto, da Marzabotto, la strage di Marzabotto, la strage di Montesole, che oggi stanno riemergendo alla storia e in maniera abbastanza, diciamo, si comincia a studiare in maniera più approfondita, e si vengono fuori anche proprio delle notizie che ancora erano abbastanza sconosciute, come ad esempio il fatto che fossero intervenuti ad aiutare queste popolazioni che stavano massacrando in realtà, e addirittura i soldati sudafricani insieme al generale Bull americano vennero e aiutarono tantissimo queste popolazioni, e cercarono anche di salvarsi da questa situazione della linea del fronte. E poi insomma è uno studio abbastanza, diciamo così, lineare per quello che riguarda tutta la parte del territorio fino agli anni 50, gli anni in cui Morandi appunto cominciò a frequentare assiduamente questo territorio, a dipingere parecchie delle sue opere, ed è anche un periodo in cui il paesaggio di Bibbiano venne interrotto, proprio il periodo della guerra fra l'altro, e diciamo che naturalmente in questo frangente si parlano, si cerca di fare un confronto spiegando un po' quello che è l'eredità, che è il contributo fondamentale artistico che Morandi lasciò su questi territori, insomma, in questo periodo. Poi c'è un apparato iconografico abbastanza, diciamo, nutrito, ci sono più di una settantina di fotografie, alcune delle quali tra l'altro realizzate proprio dal nostro fotografo Fabrizio Malaguti, che sta esponendo appunto alcune di queste foto che sono pubblicate anche qui in mostra, e sono rappresentati questi territori del paesaggio di Grizzana. Altre fotografie ci sono state date per gentile concessione da alcune fondazioni, come la Fondazione Casio, che voglio già approfittare qui per ringraziare, la Fondazione Comdon, che ci ha consentito di realizzare un lavoro abbastanza consistente da questo punto di vista, dal punto di vista storico. Poi c'è una seconda parte, cercherò di essere breve per non tediarvi troppo, la seconda parte invece che parla di Morandi, quindi della sua vita, sin dal periodo della giovinezza, quindi tratta tutto il periodo della maturità fino all'ultima fase, insomma, fino agli ultimi anni, e in parallelo agli episodi della sua vita e agli aneddoti che sono riportati qui, si cerca di spiegare un pochettino le opere, naturalmente sempre collegate a quella che era tutto il settore della pittura paesaggistica di Grizzana, focalizzata a Grizzana. E naturalmente qui si parla, trattando appunto la sua vita, di alcuni aneddoti anche poco conosciuti, diciamo così, che mettono un po' in evidenza la sua personalità, per sfatare anche un po' quell'idea che si è portata avanti fino a poco tempo fa, insomma, di trovarsi davanti a un personaggio, come posso dire, abbastanza molto ostivo, molto chiuso, limitato in quelle quattro mura intorno alla sua casa, insomma, di Grizzana, in realtà non era così, ebbe molte conoscenze di altissimo livello artistico, culturale, anche politico, moltissime critiche anche esercitate da tanti personaggi importanti, tra cui Osvaldo Dicini, per esempio, con cui anche una deriva abbastanza importante, oppure personaggi anche come Mario Soldati, insomma, che criticavano parecchio, insomma, il suo tipo di ispirazione artistica, della sua arte in particolare. E in realtà, diciamo, quindi si parla, c'è anche un episodio, per esempio, del suo arresto, rimase una settimana nel carcere di San Giovanni Monte, che allora, all'epoca, era qui dove adesso c'è la Basilica, insomma, e venne, perché per motivi politici, perché aveva aderito
Unione, che era un partito in realtà né comunista né fascista, che all'epoca aveva un tema maggiore, diciamo così, e proprio per questo motivo inviso ad entrambe le parti. Per cui diciamo se la vita è brutta per un periodo viene salvato grazie all'intervento del pittore Nino Maccari. E quindi c'è questo episodio di Ilario Rossi, un altro dei suoi famosi allievi, in un suo scritto che abbiamo riportato qui, afferma, scrivendo un pochino morale, il suo carattere anche a volte abbastanza schivo, perché per carità lo era in tante occasioni, e dice chissà perché non aveva tanti amici, ma parlava bene solamente di Maccari. Allora si domanda, non lo sapeva, ma forse il motivo può essere quello, perché lo aveva salvato dal carcere, insomma. Quindi sono una serie di aneddoti che lo descrivono un pochettino, insomma. Ovviamente in tutto questo contesto narrativo si cerca anche di spiegare e descrivere un po' il significato così dei quadri paesistici che lui realizzò nel territorio di Zana, in poche parole. E quindi secondo la tua opinione, dopo uno studio approfondito di questo genio della pittura, che la pittura mondiale si può dire, ecco, che mi pare di capire, sì, tu svolga da ormai moltissimi anni, chi era praticamente Giorgio Morandi? Cioè, meglio, perché ti sei tanto appassionata a questo artista, come mai? Sì, proprio perché mi incuriosiva, sono partita dalle storie delle nature morte, questa curiosità di capire perché lui rappresentasse in questo modo così seriale, quasi ossessivo, insomma, per tanti anni, sempre questi soggetti così particolari, e avesse focalizzato la sua attenzione a questi soggetti in particolare. E quindi da questa curiosità sono appunto, come dicevo, partita a cercare di conoscere un po' l'ambito della pittura paesistica e ho cominciato a frequentare molto Brizzana e da lì diciamo che ho potuto comprendere che osservando questi territori, che sono veramente territori bellissimi in realtà, con una natura che è splendida, ma non è la natura dolce delle colline toscane, è una natura molto dura, molto forte, insomma, e per cui diciamo questa durezza ti porta, ma sono distese così diciamo verdi e è un verde particolare che ti fa pensare, è quasi sempre un verde autunnale, questi colori oppure in questi paesaggi assolati in piena estate molto, molto luminosi, ti portano diciamo così a spaziare e quindi a cercare di attraverso la natura, l'osservazione della natura, a cominciare a guardarti anche un po' dentro, a studiare un po' te stesso. Diciamo che noi siamo molto così, come posso dire, c'è in tutti noi forse, adesso magari non è così per tutti, però c'è forse nell'essere umano questa sorta di nostalgia atavica, non so come poterla definire, c'è un qualche cosa che noi sentiamo che ci manca, non fosse altro per il fatto che non conosciamo realmente ancora le nostre origini, non sappiamo in realtà noi esseri umani da dove deriviamo. E queste domande sono domande che Morandi, attraverso questi paesaggi così particolari, si pone, e tu frequentando questi luoghi e mettendoli a confronto con queste opere che si vedono rappresentate nei musei ormai, riesci a renderti conto che in lui c'è proprio uno studio attraverso questa solitudine del paesaggio, questa solitudine della natura, questo silenzio, diciamo esterna attraverso la pittura, quindi attraverso la sua arte, una sorta di introspezione sua personale, quindi uno studio proprio dell'interiorità di se stesso, una ricerca per cercare di capire che cosa c'è oltre la realtà tangibile, oltre la realtà che noi tocchiamo, insomma. Quindi questo è quello che mi ha soprattutto affascinato, ecco, quindi, della pittura morandiana, ecco, quindi direi che è una sorta, diciamo così, di, non so se avete presente Cézanne, è una sorta di montagna Saint-Victoire, come disse anche Lamberto Vitali, che è stato uno studioso importante dell'opera di Morandi, soprattutto dell'opera incisoria, è una sorta, effettivamente, per Morandi questo studio dell'introspezione in questo territorio è un po' una montagna Saint-Victoire come lo fu per Cézanne. Questo penso sia in sostanza il discorso. Ecco, ora andiamo a concludere, a questo punto a concludere l'intervento della